Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. RSA e Covid, la relazione della ASL sulla struttura di Angelucci con 178 infetti, dicono pazienti, senza assistenza in molte fasce orarie, caos visite esterne, nessuno misurava la temperatura. I particolari emergono dall'ordinanza con la quale la Regione Lazio ha revocato l'accreditamento al sistema sanitario regionale per la RSA San Raffaele Rocca di Papa, dove si contarono anche 21 decessi, facente capo al gruppo sanitario della famiglia Antonio Angelucci, deputato di Forza Italia. La relazione degli ispettori dicono non è possibile risalire a una data a partire dalla quale le visite esterne sono state vietate. La difesa della clinica è che è stata scrupolosa applicazione delle procedure, ma per la Regione i documenti sono generici e frammentari. Unione Europea, Conte dopo la cena con Rutte dice non c'è piena convergenza, c'è confronto, la battaglia sul recovery fund si sposta sulle riforme, l'incontro con il leader capofila dei paesi frugali che chiede che le risorse siano strettamente condizionate a riforme economiche. Il Premier replica, se infittissimo il fondo di condizionamenti, se imbrigliassimo i passaggi burocratici si rischierebbe di rallentare la ripresa. Restano molte distanze, i rigoristi vogliono che siano i governi a controllare i recovery plan nazionali. La partita si gioca nella prossima settimana in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 luglio. 10 donne accusano il giornalista ed ex assessore di Milano Paolo Massari in cella per violenza sessuale. I PM dicono modalità seriali. Molte delle violenze di cui le donne hanno riferito sono lontane nel tempo e poiché il reato è procedibile solo per querela da sporgere entro 6 mesi, non saranno mai perseguibili penalmente. Venerdì, come riporta la stampa, si è tenuto l'incidente probatorio dell'imprenditrice che lo ha denunciato per cristallizzare il suo racconto. Coronavirus, ci risiamo, l'allarme delle infermiere di Cremona, dicono nuovi pazienti ricoverati, ma l'ospedale dice no a casi gravi. Luca Lini ha scritto un lungo post su Facebook e ha pubblicato una sua foto con indosso camice monouso, occhiali e mascherina. Il Covid non si è dimenticato di fare il suo lavoro e da bravo virus fa quello che deve, infetta nuovi ospiti per sopravvivere. Sul caso è intervenuto anche il direttore sanitario della struttura ospedaliera per placare gli allarmismi. Arcuri e l'indagine della Corte dei Conti sugli stipendi fuori norma di Invitalia, danni per 1,9 milioni, lo dice nessun errore, spiegherò. Secondo i magistrati contabili, gli emolumenti della società controllata dal MEF erano più alti del dovuto. In 15 persone, tra membri del Consiglio di amministrazione, manager e l'attuale commissario straordinario all'emergenza coronavirus, hanno ricevuto giovedì l'atto di costituzione in mora, devono restituire le somme entro 10 giorni. Arcuri dice la disciplina relativa ai tetti di trattamento economico non trova applicazioni per contratti che, come il mio, risalgono ad una data antecedente al 2007. Confido che si possa dimostrare che non vi è stata alcuna violazione o irregolarità. Notizie da Treviso e dal Veneto. Ponte di Piave, spuntano i resti di un cadavere nel cantiere di Villa Tommaseo. Si tratta con ogni probabilità di un soldato austriaco morto nel primo conflitto. Sequestrata l'area, la procura ha aperto un fascicolo e ci sono accertamenti in corso. Piano da 5 milioni, il centro di medicina a Villorba pronto al raddoppio. I disegni svelati ieri, nuovi ambulatori, uffici e sale operatorie. In previsioni 60 assunzioni e dicono noi a supporto del pubblico. Rifiuti abbandonati, multa da 400 euro a un condominio di via Pisa. Continua la lotta agli ecovandali nel comune di Treviso. I rifiuti abbandonati in un'isola ecologica nelle vicinanze del condominio hanno portato alla sanzione di tutti i condomini. Grandine e temporali, maltempo sul Montello e nella zona di Montebelluno. Nella tarda mattinata di oggi diversi comuni trevigiani sono stati interessati dal passaggio di una perturbazione che ha portato rovesci e grandine nella Marca.
Due auto si scontrano e finiscono contro un cancello, quattro persone ferite. Incidente stradale nella mattina di questa mattina, appunto, lungo la Postumia nel comune di Motta di Livenza. Sul posto tre ambulanze e il soccorso del SUEM 118 insieme ai vigili del fuoco. E adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Cicotti. L'11 luglio da Udine a Bari molte città d'Italia e cittadini scenderanno in piazza per manifestare contro la legge liberticida sulla omotransfobia. Il progetto di legge, che sarà discusso alla Camera a fine luglio, si presta a diverse interpretazioni, rischiando così di colpire sia la libertà di espressione e di stampa che la libertà di associazione e quella religiosa. Contestare pubblicamente ed esprimere il proprio pensiero in futuro potrebbe diventare reato. Pertanto, anche a Udine, oggi le associazioni scenderanno in piazza, proprio per la libertà di tutti, con lo slogan Restiamo liberi. È tutto da Udine, Sabrina Cicotti per Radio Science. Bene, riprendiamo le notizie con sempre sul per il Friuli Venezia Giulia. Udine, nuovi rintracci di migranti all'alba in via Butrio vicino all'ex Sunshin. Un gran numero di richiedenti asilo è stato segnalato da alcuni cittadini dopo il maxi rintraccio di ieri di decine di migranti da parte della Polizia di Stato e della Questura di Udine in viale Palmanova. 49 persone, tra cui anche alcuni minorenni, anche questa mattina quindi è stato segnalato questo nutrito gruppo di richiedenti asilo. Sempre nel capoluogo friulano, erano circa le 6. Tamponi a Monfalcone, individuato un caso positivo, ne dà notizia il vicepresidente Riccardi, si tratta di un cittadino bengalese da poco rientrato in Italia. Sono iniziati ieri a Monfalcone i tamponi a circa 300 cittadini che sono rientrati a partire dal 1 giugno nella città dei cantieri da paesi extra Unione Europea, in particolare dal Bangladesh. Diportisti più sicuri grazie ai controlli a Sistiana. Fino al 6 settembre è attivo il posto di polizia di frontiera marittima nella marina, appunto, di Porto Piccolo, per soddisfare in particolare le necessità dei diportisti. Fino al 6 settembre è operativo presso la marina di Porto Piccolo a Sistiana un posto di polizia di frontiera marittima. L'utenza potrà rivolgersi agli operatori da lunedì a sabato dalle 9 alle 13. Per necessità e altre informazioni si potrà telefonare allo 040 29 07 147 del commissariato di Duino Aurisina. Con la macchina nella scarpata, conducente incastrata, incidente nel primo pomeriggio in Darsella di San Bartolomeo a Muggia. Un incidente nel primo pomeriggio in Darsella di San Bartolomeo a Muggia, un'auto è precipitata in una scarpata, la persona all'interno della macchina è stata estratta dai vigili del fuoco del distaccamento di Muggia e consegnata alle cure mediche del personale sanitario inviato sul posto dalla centrale SORES di Palmanova. Soccorso nella notte nelle acque del rio La Paisa, intervento dei vigili del fuoco nei pressi del Pala Micheletto a Sacile. A lanciare l'allarme due passanti che hanno visto la persona in difficoltà. La sala operativa dei vigili del fuoco di Pordenone ha ricevuto nel cuore della notte una richiesta di soccorso per una persona segnalata nelle acque del rio La Paisa, affluente del Livenza, nei pressi del Pala Micheletto a Sacile. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa e studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.